La dieta da bodybuilder. Dieta non è una parolaccia, almeno non lo è nella dieta da bodybuilder. Nell'ambito del fitness e bodybuilding ho due progetti: nutrire la mente con bodybuilding pose, nutrire il corpo con la dispensa del bodybuilder. In questo video li unisco, ponendovi alcune riflessioni di Richard Gaspari, i 51 giorni senza scuse. Quando si parla di dieta da bodybuilder, annulla ogni pensiero negativo, perché qui dieta non è una parolaccia. Anzitutto, non collegarlo alla sofferenza da fame, perché con 7 pasti al giorno durante le ore di veglia vuol dire che ogni 2 ore e mezzo, 3 mangi qualcosa. E poi è la nuova alimentazione per il nuovo te, per un aspetto fisico di cui finalmente sarai contento e da cui trarrai grande piacere. Sai qual è la sfida più grossa nella dieta per il bodybuilding e il fitness? Anzitutto quella di scegliere gli alimenti corretti. È importante che ti informi e che impari sia dove fare la spesa sia cosa comprare. Poi la sfida è anche trovare il tempo per preparare e fare tutti i pasti che devi fare. Oppure, se non li prepari da te, quando dovrai mangiare fuori casa, saper scegliere i pasti adatti al ristorante o in caso prepararteli pure nella camera dell'hotel, come racconta Rich di fare lui stesso quando è in viaggio. Ma non ci sarà sfida e difficoltà se fai la cosa più importante: non seguire la dieta come una toma, ma comprenderla e farla tua. Infatti, la dieta che si fa nel fitness e bodybuilding, l'alimentazione per questa grande performance, non è la dieta per un mese, non è neanche la dieta per 51 giorni, ma è un vero e proprio stile di vita. La cosa più importante è imparare ad amare la tua alimentazione. Acquista subito sul mio sito 51 giorni senza scuse il libro di Richard Gaspari con programma d'alimentazione, d'allenamento e tutti i racconti della sua vita da campione e da businessman. C'è uno sconto speciale con una forte riduzione sul prezzo di copertina. Vai, collegati immediatamente, rossellapronetti.it e acquistalo.